Una piccola fiaccolata, una piccola processione per una grande speranza. C'è necessità di pace assoluta e speriamo che il buon senso e la ragione possano trionfare sulla volontà di potere e sull'egemonia. Siamo solidali con tutte le vittime di tutte le guerre dimenticate che continuano ad insanguinare il mondo. Chi ama la pace, come recita anche la Costituzione italiana, ripudia la guerra. Signore Gesù, che con la tua morte e resurrezione ci hai donato la pace, allontana dal mondo intero la discordia e il flagello della guerra. Ed è un dovere di noi adulti lasciare un mondo migliore e far sì che loro diventino operatori e costruttori di pace. Per questo siamo qui anche con loro. C'è un po' di paura. Sappiamo come per tradizione questo giorno. Tanta e specialmente per loro, perché in fondo noi in qualche modo abbiamo vissuto la vita più o meno di pace, loro no, e hanno paura anche loro per quello che sentono, per quello che vivono. Signore Gesù, che hai promesso il dono del tuo spirito per guidare i credenti alla verità tutta intera, ispiri i governanti affinché costruiscano occasioni di dialogo. La vita ci riserva delle vie crucis e molte persone sono veramente provate, sono nella sofferenza. Guardare al Signore che si è caricato delle nostre croci, appunto, è motivo di speranza per tutti. Signore Gesù, ti chiedo per i bambini che stanno vivendo sotto le bombe, in questa guerra, che non hanno da mangiare, che non hanno casa, che devono fuggire.